Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e in questo video ti voglio parlare delle vernissature effetto legno. Delle vernissature che sembrano legno, ma in realtà legno non è. Sono vernissature che solitamente vengono utilizzate negli infissi in alluminio o negli infissi in legno alluminio, nella parte esterna di questi infissi. Vi farò vedere i vari tipi di finiture, i livelli di resistenza che si possono ottenere e a che cosa stare attento. Poi infine ti farò vedere anche il procedimento, come vengono fatti, se sei curioso di sapere quale tecnologia c'è dietro a questa verniciatura che permette di avere degli effetti molto molto belli, ma senza nessun tipo di problema di manutenzione come il legno vero. Ho preparato dei campioni. Potremmo iniziare ad esempio con questa serie qua, che è la serie Elegance. Queste sono varie tipologie, come ad esempio lo zebrano, il pino sbiancato, i vari tipi di noce, rovere, olivo, molto bello, noce zen, olmo. Come vedi, i colori sono veramente belli. Questo è un colore, questo verdone qua, che si usa ad esempio negli scuroni, va veramente a simulare gli scuroni che si facevano una volta in legno. I livelli di finitura sono veramente belli. Questa mazzetta che sto utilizzando è della Vivdecora. Vivdecora è praticamente l'azienda che ha inventato la tecnologia di sublimazione. Io la utilizzo da tantissimi anni, praticamente da quando è uscita, e è una di quelle aziende sulle quali puoi contare, anzi ti consiglio di utilizzare per ottenere degli effetti legno sia belli dal punto di vista visivo, ma anche molto resistenti e garantiti, perché non tutti gli effetti legno sono uguali. Ad esempio, sempre questa azienda cosa fa? Fa degli effetti legno garantiti 15 anni. Come potrai notare, questi tipi di colori, anche questi molto belli devo dire, hanno praticamente dei contrasti tra la base e tra le venature, e, diciamo così, inferiori rispetto a quelli che ti ho fatto vedere prima. Quindi c'è un po' meno contrasto tra la base e la venatura. Questo perché? Perché più voglio fare durare una verniciatura sublimata con due tonalità di colore, più queste due tonalità sono vicine, più durerà nel tempo, perché allontanerò il rischio di sbiadimento delle venature, cosa che succede anche nel giro di pochi anni in verniciature di livello molto basso. Sì, perché ad esempio si possono trovare delle polveri che nascono per uso interno e vengono usate impropriamente per uso esterno. Ad esempio, questa serie qua ha degli effetti molto molto belli, c'è un peccato che non si possano usare fuori. Sono molto molto 3D questi effetti, però se io utilizzo questo tipo di vernissatura qua sull'esterno di un infisso, avrò probabilmente molto rischio, ma anche nella realtà sarà una vernissatura che dura poco. Come anche una vernissatura normale, però con polvere di bassa qualità, cioè, per darti un ordine di grandezza, le polveri che si usano per fare il processo di vernissatura partono anche dalle 2-3 euro al chilo fino ad arrivare anche a 50 euro al chilo. Una buona polvere ne costa almeno 15. Tutta la tecnologia che c'è all'interno della polvere servirà poi, quando una volta applicata sul profilo, a farla durare nel tempo. Quando invece c'è la sublimazione, subentra un altro processo dopo la polvere, cioè appunto la sublimazione delle venature, che anche questa ha delle criticità, delle difficoltà, e sarebbe una tecnologia appropriata per farla fare e per farla durare. Ad esempio, mi sono ritrovato questa scheda che spiega molto bene come avviene il processo di sublimazione. Si parte sempre da una base di alluminio grezzo, quindi senza nessun trattamento, alla quale viene fatto un pretrattamento. Dopo questo pretrattamento, la barra viene praticamente verniciata con una base di colore, che sarà il colore predominante. Se scelgo un legno chiaro sarà legno chiaro, se scelgo un legno scuro sarà legno scuro, e via di seguito. Una volta finito la base verniciante, viene messo sopra un film con le venature scelte, che viene praticamente appoggiato sopra, e poi in una seconda fase viene pressato e messo in forno. Una volta che viene messo al forno, se il film è fatto bene, se la temperatura è giusta, se tutte le cose sono fatte nel modo giusto, si toglie il film e rimangono le venature, che si vanno proprio a inglobare insieme allo strato che c'era prima di fare la venatura sotto. Quindi diventa un unico strato molto resistente e garantito nel tempo. Ad esempio, questo è un serramento in alluminio con un effetto legno. Come puoi vedere, c'è, cioè, il livello che si ottiene è veramente bello. Quindi in tutti quei casi dove sei un amante del legno, ma non sei un amante della manutenzione, o in tutti quei casi dove ad esempio di fuori sei vincolato a seguire un colore effetto legno, ma non vuoi un serramento in legno, o in un centro storico dove
sei costretto anche lì a usare il legno, ma vuoi fare un infisso che non ti dia nessun tipo di problema di manutenzione, questa soluzione fa al caso tuo. Affidati a delle aziende serie che ti consigliano una verniciatura giusta. Nel mio caso posso dire che Decoral è una verniciatura che non mi ha mai dato problemi e mi ha dato anche molte soddisfazioni, sia dal punto di vista visivo, ma soprattutto della resistenza nel tempo, che è molto importante, perché con il sistema Visacchi abbiamo delle garanzie molto elevate sia sui prodotti che sulle pose in opere e sull'assistenza che ne deriva dopo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, ciao e al prossimo video!